Buongiorno, sono Lorena Viviano e ho redatto questo poster assieme alle colleghe Monica Bailotta e Susi Osti. Insieme lavoriamo all'Istat nella Direzione Centrale per la Comunicazione, Informazione e Servizi Cittadini e agli utenti e ci occupiamo di promuovere la cultura statistica e di diffondere i dati sul territorio. Il poster illustra gli strumenti e le tecniche di promozione di cultura statistica che abbiamo utilizzato nel progetto Classi Prime, condotte l'anno scorso in collaborazione con il Liceo Scientifico Copernico di Brescia. Il progetto ha coinvolto ben oltre 250 alunni. Nell'ambito della didattica a distanza, le piattaforme web ci hanno permesso di collaborare e di raggiungere platee numerose, anche geograficamente molto distanti. Questi strumenti, se utilizzati in modo adeguato, permettono ai discenti e ai docenti di partecipare in modo attivo e di condividere contenuti online delle lezioni. Gli incontri a distanza risultano più efficaci introducendo momenti di interazione che coinvolgano gli studenti, catturando la loro attenzione e suscitando interesse e curiosità. Vogliamo adesso mostrarvi un video realizzato con tre momenti degli incontri. Abbiamo proposto delle domande e commentato le risposte ottenute sia attraverso nuvole di parole, come in questa slide, sia attraverso dei grafici interattivi mettendo gli studenti alla prova sulle percezioni di fenomeni. I ragazzi inoltre si sono cimentati nel prendere parte in un'indagine statistica rispondendo a domande sulle loro abitudini. Le tabelle di frequenza ottenute sono state visualizzate scegliendo il grafico più opportuno. Allora, questo viaggio si compone di tre tappe. Io vi dicevo, parlerò della parte introduttiva, Istat statistica ufficiale, poi ci saranno le colleghe che approfondiranno invece il tema dell'indagine statistica e dei grafici. Metterete proprio le mani in pasta, quindi scoprirete come si fa un'indagine proprio come protagonisti e poi lavorerete anche nell'ottica dei grafici. Quindi questi sono i tre pilastri di questi nostri incontri. Allora, dopo, e quindi vi ringrazio davvero perché avete risposto bene al nostro primo input, entriamo più nel vivo. Vi racconto un po' che cos'è l'Istat. Noi siamo un ente pubblico di ricerca che produce informazione di statistica ufficiale. Allora, entriamo proprio nel gergo statistico. Quindi, tutto parte da una domanda: come ti chiami? E ogni domanda che noi facciamo in statistica diventa una variabile. Siccome voi avete tutti i nomi diversi, presumiamo io le colleghe, allora questa per noi è una variabile. Ogni vostro nome si chiama modalità, perché è un modo in cui si manifesta la variabile. Ok, allora vediamo intanto quanti siete. Ok, solo tre persone hanno risposto. Cosa significa? Che ho io solo tre, adesso sono 10 unità statistiche. Eccoli qua. Ecco la nuvola delle parole che si compone. Guardate un po', le parole e i nomi che sono più grandi sono quelli che hanno una frequenza maggiore. Che cos'è una frequenza? Vuol dire che ci sono più persone che si chiamano in questo modo. Adesso Lorena metterà il codice nella chat. Digitate il codice 8019761 e provate a dire quale dei due grafici è corretto, quindi trasmette correttamente il messaggio che vogliamo inviare ai nostri lettori. Prima di ragionare, perché un determinato grafico è corretto e l'altro no? Quali sono gli elementi che rendono un grafico corretto rispetto all'altro? Perché? Perché questa sarà la domanda che vi dovrete porre quando andrete a leggere dei grafici o quando li produrrete. Ho messo dentro tutti gli elementi che servivano per far capire al lettore qual è il grafico corretto. Andiamo a scoprire i risultati. Ah, bene, bravi, bravi, bravi veramente. Aver inserito questi incontri nel percorso di educazione civica ci ha permesso di mettere in evidenza il ruolo trasversale della statistica rispetto alle altre discipline.
I feedback immediati e anche a distanza di una settimana attraverso un test di valutazione ha reso possibile la motivazione degli studenti e la loro partecipazione attiva. Infatti, anche le risposte al questionario di gradimento ci hanno confermato la necessità di ridurre i cali di attenzione e di incentivare lo scambio reciproco. Docenti e studenti hanno apprezzato questa sperimentazione. L'iniziativa ha avuto così tanto successo che anche quest'anno verrà replicata sia con le classi prime che con le classi seconde.